abbracciare. Esatto, assolutamente no. Amore mio, che bello vederti. Io ritorno indietro di tanti anni, Giovanna. Troppi. Prego, accomodati. Grazie. Come stai? Bene. I tuoi gemelli? Stanno bene, hanno 9 anni, sono... 9 anni già? 9, sì. Hey. Eh sì, io li ho fatti a 36 anni, no, 36 anni sì, e ne ho 45, quindi 9. Sì. Ti guardo e torno indietro di tanti tantissimi anni. Perché io veramente t'ho conosciuto che eri proprio... Quanti anni avevi? Pochi, eravamo a Casal Palocco. A Casal Palocco eravate? Io avevo 3, 4, 5 anni. Mamma mia, guarda che sei diventata, un omaggio a te. Grazie. Vediamo questo filmato. Grazie. Io non ho bisogno di molte cose. Ma quelle di cui ho bisogno devono essere fatte bene. Le sogni che avevamo, che fine fanno adesso? È un'emozione enorme. Grazie. Allora, Giovanna, una meravigliosa carriera. Sì. Una meravigliosa carriera. Difficile. Difficile, difficile anche per le tue scelte. Sì, perché sì. Tu non sei una facile, no, che accetta no, tutto. No, selezioni molto bene. In questo sei molto simile a papà. Sì, sì. Lui sì, era sì. Così come te. Io ho selezionato tantissimo tutto quello che ho fatto. L'ho fatto... dando veramente, credo, spero, insomma, tutta me stessa ed è stata però non facile, insomma. Ma non facile io lavoro da 30 anni poi, lo so. Perché io ho cominciato a 19 anni. Io mi sono diplomata al Conservatorio di Arte Drammatica a Parigi, ho cominciato con Brooke in teatro. E sono 30 anni che lavoro praticamente. Sì, hai vinto tutti i premi inimmaginabili, sei stimatissima, i registi importantissimi ti vogliono, voglio dire, io credo che mamma e papà possono essere veramente orgogliosi sì. di te. D'altra parte, con due genitori così, Giovanni, mica te potevi fare il dottore o l'avvocato, no? Non è potevi vero, che erano, scegliere. Erano giovani, sì, molto. Dai, mamma... Ce l'ho. Meno. Mamma, allora tu sei figlia, diciamo, no? Sì. Vittorio, Mezzogiorno. Sì. Sì. E Cecilia Sacchi, sì. Il cognome di mamma. Loro si sono incontrati giovani. A Segesta. Eh? Sì. Per uno spettacolo teatrale. Sì, al teatro di Segesta. Si sono innamorati. Sì, si sono innamorati. Due grandi attori, due grandi artisti. Sì. Pensa che se io parlo di mamma e papà è un po' riduttivo il termine, sì. Insomma, sì. Me ne perdonino gli altri, ma avendoli conosciuti erano veramente due persone, due artisti. Poi, vediamoli insieme. Poi mia madre ha rinunciato alla carriera tutto per papà. Per papà, sì. Lo so. Eravamo due innamorati in quelle cose, in quelle recite estive classiche, eccetera, eccetera. Dalla finzione alla realtà. Un amore folle, folle mio, folle. Pagato carissimo, a durissimo prezzo, ma folle. Vittorio è una malattia, era la mia malattia. Però quella era una malattia pulita, bella, bellissima.
Sai che mi sembra di averlo qua in questa ultima fotografia? Era, cioè, il suo sguardo, no? Sì, sembra che sia passato un minuto. Era la mia malattia. È la mia malattia. È la mia malattia. Sì. Beh, lei era... Ah, sì, ha dedicato la sua vita a lui e non lo ha lasciato mai. È stata la sua consulente anche professionale. E anche quando è nata mia sorella, diciamo, frutto di un... da un'altra donna americana, ha accettato anche quello. Sì, ha accettato tu anche un po' quello. Meno. Io un po' all'inizio. Meno all'inizio, perché avevo 14 anni, ero adolescente, è stata difficile, però devo dire che adesso con mia sorella ho un rapporto bellissimo. Però è stato un grande amore. E adesso amore. Che non ci sono più loro, hai una sorella, vedi che poi sì. Donne, la vita poi. Sì. All'inizio magari una ha una reazione. Sì, 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 sì. Certo, ho due bellissimi figli che insomma rimpiango che non abbiano conosciuto i miei genitori, perché non li hanno visti. Nessuno dei due. Io ho conosciuto papà tanti anni fa, in uno dei miei primi film, ecco perché noi ci siamo conosciute. E ti faccio vedere un pezzettino perché sono andata hanno trovato una scena, vedilo poi. Vai. Ti dico com'era. Ok. Oh! aspetta al nostro viaggio di nozze. E noi non faremo Karakiri è l'originale titolo dell'unico film italiano in concorso al 12° Festival Cinematografico di Taormina del regista Francesco Longo. È la storia di una coppia, ma di una coppia che risolve senza drammi il momento del distacco. Protagonisti del film Mara Venier, veneziana, ha al suo attivo alcuni film, un volto intenso, nuovo, una sicura promessa nel nostro scarso vivaio artistico. L'uomo è Vittorio Mezzogiorno, attore in ascesa, qui al suo primo ruolo di protagonista assoluto. È incredibile. Incredibile, veramente. Tanti anni fa, poi ho rivisto, poi non ho più visto papà per tanto tempo e l'ho rincontrato poi a New York, dove lui stava girando, credo una serie forse. Proprio per la televisione. Ah, La Piovra. La Piovra. Girava da Belgio, siamo visti a Brooklyn. Insomma, ci siamo voluti molto bene. Sì, ma io mi ricordo le serate casa al Palocchino. Tanto, tanto divertiti. Sì, me lo ricordo che vi divertivate parecchio. Pensa che papà mi ha fatto amare Ischia, perché... Sant'Angelo, perché papà parlava sempre di Ischia e non ero mai stata. Sì. E papà aveva questo amore per Ischia, per Sant'Angelo, e mi raccontava sempre degli aneddoti. E ancora oggi, ogni volta che vado a Sant'Angelo, penso a tuo papà. Te lo devo dire. Lui è andato via troppo presto, aveva solo 51 anni. Voglio fare un omaggio a lui e poi veniamo a te e al film. Va bene, grazie. È giusto ricordarlo, sai. Possiamo attraverso il microfono alla sua direzione. Vittorio Mezzogiorno. Le mie cose naturali erano quelle di diventare o medico o lavorarmi in economia e commercio, cosa che voleva mio padre. Poi alla fine io ho scansato un po' tutto lavorandomi in legge, cioè studiando legge, che era la più sbrigativa, quella che mi consentiva di più di dare la laurea a mio padre e di andarmene a far l'attore. Quando faccio le cose che non sono belle, le faccio tuttora, le cose non belle, le cose non riuscite. E io ci metto tutto quello che posso. Si torna a casa, signor Caridi. Bello. Che bello.
Oh, eravamo tutte innamorate di lui, eh? Sì, ma ancora ora, eh? Sì. Devo dire che tanto, sì, tanta gente lo porta nel cuore, veramente. Perché comunque credo che quello che fai, il modo in cui lo fai, è una cosa che lasci intorno a te. Assolutamente. Sì. E lui ha lasciato molto. E lui ha lasciato tanto. E lui c'è. Sì. E lui c'è. Lui c'è, sì. Senti Giovanna, veniamo a te. Sì. Tu hai avuto i due gemelli che adesso hanno 9 anni. Sì. Abbiamo parlato un po' delle tue scelte, che tu, insomma, prima di accettare un copione, sì, rifletti molto, insomma, non sei una che dice vabbè, voglio lavorare, no, e accetta tutto. No, direi forse di magari no, anche un po' troppo, perché noi ti vorremmo vedere anche un po' di più. Lo so, io però appunto poi in questi ultimi anni ho ancora me più ridotto proprio per i bambini, perché sì, per stare con loro. Tu hai vissuto a Parigi, adesso dove io sei? Io ho vissuto a Parigi, ora Girovaga, vivo a Torino. Adesso a Torino? Adesso vivo a Torino. Che è una bellissima città. Che è una bellissima città in cui si vive molto bene. E ho molto diminuito in questi... Beh, io sono stata ferma 3 anni per i bambini, eh. Anche perché andare in giro, portare i gemelli... Era impegnativo. Un'organizzazione di tate, di una cosa su super... con allucinante. Tu hai detto, meglio che sto a casa io. Meglio che sto a casa io. E poi comunque loro sono nati settimini, erano piccoli, erano... più, insomma, avevano bisogno di essere seguiti in un certo modo, sì. Però tu sei qua per presentare il film Lacci. Sì, Lacci. Che cosa ti ha convinto a ritornare? Ma allora, innanzitutto io appunto sono tornata veramente con Cristina Comencini, mm-hmm, con Tornare. Sì, dovevi venire anche non qua. È potuto uscire in sala per questa questione maledetta del Covid. Lacci perché? Perché io ho sempre sognato davvero, adesso non lo dico retoricamente, di lavorare con Daniele Lucchetti. Che è un eccellente. Che è un regista che mi ha sempre veramente portato via. E anche se faccio un breve ruolo con Adriano Giannini, facciamo fratello e sorella, però è un, secondo me è un, non lo so, è un punto del film cruciale, molto commovente. E poi comunque il film è molto commovente, ci sono degli attori eccezionali come Alvaro Orvacher, Luigi Locascio. Un grande cast. E quindi... Vediamo un pezzettino allora, sì, dai, vediamo la clip. Sembra che ti dia fastidio stare con me. E quando ti parlo del giorno dei Lacci, ti scoccia. E io lo so perché. La Bess! Perché fosti tu a volerlo rivedere. Tu papà a chiedere quell'incontro, io non c'entro. Però tu hai insistito con mamma perché ci permettesse di incontrarlo. Pensala come vuoi. Ma perché ha consentito? Eravamo abituati da tantissimi anni a stare senza di lui. Doveva dirgli di no. Vuoi vedere Sandro e Anna? Non è possibile, è tutto finito. Basta. Lascia perdere. Ma perché mi dici lascia perdere? Ma perché non mi dici le cose? Perché le cose vanno dimenticate, Anna. Beh, io non ci riesco. Ecco, andiamo. Quando uscirà questo film? Prego? Quando esce questo film? È uscito il 30. È già uscito? Sì, è uscito il 30. Ah, è già uscito nelle sale cinematografiche. Sì. Certo, sì. In questo momento dove il non cinema, insomma, niente. Non si capisce, nel senso che comunque è tutto molto complicato e molto difficile, esatto, per via, esatto, di questo Covid. Però bisogna anche andare avanti, altrimenti si ferma tutto. Però è un film, insomma, a cui io tengo molto, perché, ripeto, anche se ho fatto una piccola parte, è un film che parla... appunto dei Lacci, i famosi Lacci, che sono
i lacci delle scarpe di cui parla Anna al fratello, ma anche i lacci proprio quelli che ti impediscono di per tutta la vita di scioglierti dai legami. Sono legami, lacci esatto, inteso come esatto, legami. E che sono pesanti però anche. A volte sì. Molto, molto, molto pesanti. Tu riesci a uscire dai lacci della tua vita? Faticosamente. Faticosamente. Bisogna cercare di uscire. Eh sì, assolutamente. Allora, il film è uscito in tutta Italia. Assolutamente. Andate al cinema. Sì. Con le dovute distanze, con la mascherina, con tutto il buon senso che bisogna avere, però credo che bisogna andare anche avanti, l'economia deve andare avanti, il cinema, lo spettacolo deve andare avanti, non ti sembra, Giovanna? Assolutamente, anche perché poi viene molto penalizzato, per esempio il fatto che tornare non sia andato in sala, comunque certo, lo ha penalizzato chiaramente. Assolutamente, ma è tanti film sì, come il tuo. Assolutamente. Io spero di averti altre volte ospite, anch'io, che ci sia una ripresa per il cinema, per tutti quanti, e parlare tanto di okay, cinema e di film. Buon grazie, tempo. Mara. Abbracciami i tuoi bambini. Va bene. Hanno i tuoi occhi? Sì. Quelli di nonno, allora. Sì. Ti voglio bene, grazie, Giovanna. Anch'io. Grazie di anch'io essere tanto qua. Grazie.